Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Facciamo quattro chiacchiere e quattro passi insieme. Le ragazze giapponesi sono gelose? È una bella domanda questa. Diciamo che loro vivono i rapporti in una maniera molto diversa da quella che è vissuta da noi italiani. Ricordate che molte volte le relazioni in Giappone non sono molto unite come le nostre, nel senso che la scuola, gli impegni di vita normale, gli esami, sono la cosa principale in Giappone. Poi la relazione con il fidanzato, comunque con un ragazzo, è una cosa secondaria, che molte volte ricade nel fine settimana, quando si è liberi, perché è capace che una coppia in relazione si veda presso poco solo fine settimana per 2-3 appuntamenti in un mese, una cosa molto impensabile dal punto di vista italiano, cioè noi non la consideriamo nemmeno una relazione effettiva, per loro invece lo è. Logicamente ognuno a casa propria e la convivenza è stata una fortuna mia, io sono riuscito a fare convivenza, ma è una cosa che non esiste nella cultura giapponese. Se vi va, andate a vedere, se non l'avete ancora visto, il video che ho fatto sulle relazioni. Ho fatto un paio di video, trovate altre relazioni, convivenza, il matrimonio in Giappone, vi spiego un po' di cose. La cosa che vi garantisco è che, ecco perché molte volte i rapporti devono essere, come dico, gestiti. Un italiano potrebbe diventare geloso se non vede la ragazza che frequenta per 2-3 giorni. Per il giapponese invece è normale, capace anche che non si scrivono per un paio di giorni, cioè che la relazione è molto... perché c'è fiducia, credo che ci sia una base di fiducia. Ricordate che in Giappone comunque tradimento c'è, esistono molte volte tradimento, si dice che la donna accetti il tradimento dell'uomo a una certa età, l'importante è che abbia abbastanza base economica da mantenere la famiglia, ma anche se il matrimonio, il divorzio tutela parecchio la donna in caso di tradimento. Ricordate che c'è una legge che se la donna, la moglie, riesce a dimostrare che il marito la tradisce, un'altra donna, e la donna con cui è stata tradita è consapevole della relazione, anche la donna dovrà pagare i danni economici della situazione, cioè dovrà cacciare i soldi di tasca sua, risarcire la moglie per il tradimento. Perciò, attenzione, questa legge è molto severa qua in Giappone, anche su questa cosa, tutela anche parecchio la donna. Però in linea massima no, io mi ricordavo che tipo mia moglie era una storia, era gelosa più delle donne giapponesi che potevo conoscere e non di altre donne di altre nazionalità, vedevano in una nazione giapponese forse una rivale, non lo so, ed era molto più gelosa di quello. Voi nella vostra esperienza, raga, cosa mi potete dire? Apriamo questo tavolo di dibattito. Se avete avuto una ragazza giapponese, avete avuto un'amica giapponese, come avete visto il discorso relazioni o il discorso gelosia? Io considero i giapponesi non attaccati troppo alla gelosia, anche se molte volte ho notato anche notizie un po' particolari, tipo donne che in caso... c'è stata una donna ma che l'anno scorso perché il fidanzato non l'ascoltava, l'ha coltellato. Cioè, si è fatto anche la Japan News su questa cosa, non sbaglio. E lei ha coltellato il fidanzato perché non veniva, la ignorava, cioè lei parlava e lui faceva finta di niente, non l'ascoltava. Io ho visto tipo un'altra ragazza dare fuoco alla rivale in amore, fuoco a casa della rivale in amore, cioè gli ha bruciato casa. Cioè, ci sono anche qua episodi di gelosia. Quella famosa fu... se non ero, doveva essere giapponese, la ragazza che buttò tutto quanto, i computer, tutta la roba che aveva il fidanzato, il marito, nella vasca da bagno, distrusse tutto, cioè allagò la vasca, distrusse computer, telefonino, tablet, tutto quello che aveva il marito perché scoprì il tradimento. Dipende, credo che il tradimento sia una cosa molto soggettiva, però ricordate che molte volte i giapponesi riescono a gestire i rapporti a distanza in un modo molto più semplice del nostro e non facendo gestire la gelosia. No. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate e io vi saluto. La passeggiata così, curiosiamo. La stazione di Sendai. La prossima video al Giappone, raga. Ma che c'è, la pizza? No. Vai col ramen.